Sì, un evento bellissimo, tra l'altro Marco, i ragazzi mi stavano raccontando che qui siamo a Santa Margherita, nel cuore di Pastena, nel cuore forte del nostro tifo, quindi volevamo essere qua la prima serata con il direttore De Santis, con il mister Sosa, con Mimmo Napoli, con Sasà Vallone, che è il cuore storico, devo dire, dei ricordi di Salerno, della Salernitana. Noi ci saremo sempre con voi e voi dovete sempre essere con noi, anche usando le parole che ha detto, proprio un bellissimo discorso toccante e veloce, però molto profondo. Paolo Sosa, l'altro ieri sera, da un altro palco, più centrale rispetto a questo, ma non meno importante, perché lo dico spesso a Marco, i ragazzi della curva, è bello stare con loro, è bello stare dove nasce proprio il tifo vero. Quindi complimenti, perché la manifestazione è bellissima. Grazie, grazie mille. Passerei appunto adesso al direttore. Grazie a voi e grazie agli organizzatori per averci dato l'opportunità di conoscere una realtà che è una realtà rionale, una realtà che mi ha fatto personalmente anche fare un tuffo nel passato, no? Da ragazzino. Poi siamo passati, il contatto con i bimbi, con le famiglie, veramente una bella manifestazione, piacere essere qui. Sappiamo quanto è importante la Salernitana per il popolo Granata e io lo ribadisco sempre, l'impegno massimo a fare in modo che tutti quanti possiate essere sempre più orgogliosi di questa squadra e di questo gruppo magnifico che siete voi, che girate attorno a noi. Io sono molto felicissimo, voi sapete, cioè, tutto l'affetto che voi mi trasmettono, io cerco anche di ripagarvi non solo in campo ma sempre che tutti i momenti che possiamo essere insieme sarei sempre insieme a voi. E questo ancora una volta si va a ripetere e nel prossima stagione sicuramente, e questo era qualcosa che abbiamo già parlato noi tre, cioè, dobbiamo stare tantissimi allenamenti con voi molto vicino per poter continuare a spingere e stare vicino alla squadra. Volevo ringraziarvi, darvi una buona serata a tutti, per me questo è la mia vita, quindi è normale, mi fa piacere essere qui e sapere che c'è una bellissima manifestazione atto soprattutto a far sì che i bambini si possano divertire. Buonasera a tutti e sempre forza Salernitana.